è una partita importante, ma è importante perché capiamo che c'è tanta gente che si occupa e si vuole occupare del territorio. Dovremmo un poco tutti, anche noi napoletani, avere più interesse per queste zone. Invece vedo che, insomma, nonostante i tanti problemi, pochi se ne interessano. Invece è giunto il momento di fare noi tutti qualcosa. E questi aiuti che ci offrono da fuori è il segno che è una zona che ha molto interesse. Se ce la mettiamo, può darsi che riusciamo a recuperare tutti questi giovani che hanno bisogno di avere una mano da tutti noi, e non solo a parole, con i fatti bisogna dare le mani. È una sfida affinché non si abbini più il nome di Napoli e di questo territorio in particolare con circostanze e situazioni negative. Questo territorio deve non solo rinascere, ma valorizzare l'intelligenza sveglia, vispa dei giovani di questo territorio, che non può essere più accompagnata da considerazioni negative, ma deve assolutamente ribaltarsi. Sono ragazzi intelligentissimi che non possono avere un futuro diverso da quello che merita la loro intelligenza. Ovviamente uno spirito di curiosità e di portare lo sport in tutta Italia, come stiamo già facendo da diverso tempo. Noi siamo diplomatici, in realtà dovremmo portare lo sport all'estero, ma visto che ogni tanto lavoriamo anche a Roma, cerchiamo di portarlo anche in Italia. Questa di oggi mi pare una iniziativa molto importante. È importantissimo che poi ce ne siano altre, insomma, che questa non sia solo la ciliegina sulla torta, ma che ci sia anche la torta, ecco. Sì, è un'esperienza importante questa. Lussi è nuova a questo tipo di esperienze, ma vorrà andare avanti su questa strada, perché portare i valori dello sport in un posto in cui la legalità, diciamo, è a rischio o in dubbio, ha un valore sociale inestimabile, e quindi credo che il ruolo dei giornalisti e la funzione sia non soltanto quella di descrivere il mondo dello sport nel senso del fatto agonistico, cosa che noi facciamo tutti i giorni con il nostro lavoro, ma sia importante anche, appunto, rivolgersi al sociale, e sia importante dire una parola anche a quelli che lo sport lo vedono da lontano e non sanno bene i valori che cosa siano.